Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Brista Addiction. Io sono Marco Bracca e sono un appassionato di orologi. Location nuova, location diversa. È la prima esterna del canale dopo tanto tempo. Vedete, c'ho il Duomo di Milano dietro e avevo voglia di fare un video diverso dal solito. Un video dove vi porto a vedere le vetrine in questa bellissima piazza. Sono veramente tante, ci sono tanti orologi da vedere. E pensavo, dopo tutto questo periodo di lockdown, che un po' d'aria, un po' di sole, un po' di luce e un po' di esterna vi sarebbe piaciuta. Ragazzi, a voi il video. Ragazzi, qui ho già visto una cosa che mi piace moltissimo. Guardate lì che cosa c'è: il Master Collection Moon Phase cronografo, bellissimo. Quello lì secondo me è un orologio validissimo, un movimento eccezionale dentro, 77-51 va giù. Quindi robustissimo, affidabile e molto molto completo e complicato. Ci sta, è probabilmente uno dei miei longines preferiti. Qui vedete altri modelli molto classici, solo tempo, anche alcuni lady carini. Cioè, per me, allora, una piccola critica che devo fare a, in generale, al mercato, che è la differenza tra un lady e un orologio da uomo. Spesso non trova qualcosa nel mezzo. Guardate, questo qui ad esempio è un orologio molto grande. È un orologio da uomo, quello è un orologio lady. Perché non mi fate molti più mid-size, molti più 38, molti più 36, che è una misura che adesso funziona. A dire la verità però, cambiando pannello, troviamo, guardate che belli, i Conquest, questi qua sono da 35 mm, proprio quello che desideriamo noi. In ogni caso tanta roba. E qua gli sportivi, pochi ma buoni, in particolare lui. Quanto vi piacerebbe recensirlo? E anche lui, a dire la verità. Questa è una delle gioiellerie più fornite del centro di Milano. Bella Armani gigante, vabbè, almeno adesso li fanno svizzeri. Però, se ci avviciniamo vediamo un sacco di cose fighe. Cioè, ad esempio, quando mai abbiamo visto dei Marine Master 306 in vetrina? Guardate là cosa c'è. I nuovi presentati a Baselworld l'anno scorso, movimento Spring Drive. E qui, cambiando proprio completamente genere, marca Zodiac, cioè caspita, quando trovi questi brand, ragazzi, vuol dire che è una vetrina, è un negozio importante con tanti brand diversi. Questo mi pare di riconoscerlo, no? ragazzi, lo so che stavate aspettando questi. Purtroppo la situazione la conosciamo, abbastanza triste. Arrivi qui e vedi soltanto oro, oro bianco, acciaio oro, full gold, oro giallo con i diamantini, oro giallo, scusate, acciaio oro giallo, acciaio oro rosa, ma neanche, cioè non dico gli sportivi, ma orologi in acciaio, neanche l'ombra. Tudor, ragazzi, Tudor. Allora, qui se mi conoscete dovete dirmi nei commenti quali sono i miei due preferiti in questo frame. Mettete in pausa adesso. L'avete fatto? Andate in pausa, ecco, andate nei commenti e scrivete quali sono i miei due preferiti. Mamma mia, ragazzi, sempre nello stesso negozio, sempre nello stesso negozio. Quanto è bello questo, cioè un orologio unico, con un movimento costruito appositamente, sottilissimo, semplice, innovativo, veramente. Secondo me questo orologio diventerà, a parte molto collezionabile, ma secondo me sarà una bella sorpresa anche a livello di impatto sul mercato nei prossimi anni, lo scopriremo. Ragazzi, non ci crederete mai, ma vi faccio vedere i suoi piedi, in viso non lo farò vedere, ma ho beccato un iscritto qui davanti alla Rolex e ha appena portato via questo. Fortunatissimo, tanta fortuna, bellissimo. Thank you.
Tanta roba questo qua. L'ha presentato Matteo Frattini, mi sembra, ne aveva parlato l'anno scorso. Ed è, come vedete, la suite original, veramente un bellissimo diver. Ragazzi, non vi ho ancora fatto vedere l'orologio che mi sta accompagnando in questa giornata. Il mio Yema Superman Heritage. Bellino, veramente bellino. E l'ho comprato ed è arrivato da un paio di giorni. Lo sto testando e arriverà presto una recensione. Un orologio molto affascinante per il suo spirito vintage. E qua vedete, purtroppo non c'è dentro un orologio, spero si veda il logo di Patek Philippe. Baume & Mercier, ragazzi, questa è una casa che ha tanto da dire, che ha detto tanto in passato, che dice tanto ancora oggi, in mano a Richmond Group. E quell'orologio lì al centro, purtroppo non riesco a farvelo vedere perché c'è un brutto riflesso, ma è esattamente questo qui nella pubblicità. È un bellissimo esempio di orologeria di qualità anche nella fascia media. Questo incasso movimento realizzato ad hoc con una riserva di carica, come vedete, di 5 giorni. Ed è un movimento veramente bello, un orologio sul quale ho messo gli occhi da un bel pezzo. E chissà che magari li scrivo a questa gioielleria, magari me lo prestano per una recensione. Questa gioielleria c'ha un sacco di brand, veramente, veramente tanti. È la gioielleria Cielo e probabilmente Hamilton è una delle case che più amiamo. Questo è uno dei lanci più interessanti degli ultimi anni. Nascondo che è un orologio che mi piace molto, ma ha un unico difetto: il vetro minerale, una scelta misteriosa da parte della casa. Non vedo l'ora di approfondirlo. Parere su Rado, ragazzi, non mi piacciono, non me ne piace quasi nessuno. Una delle poche eccezioni è il Captain Cook, che è un modello ispirato al passato, molto carino. Per il resto stanno puntando tantissimo su questi orologi neri, su questi orologi molto fashion, spesso al quarzo. Non riesco a capire, probabilmente stanno cercando di posizionarla come brand fashion all'interno di Swatch Group. Tag Heuer, questi modelli mi piacciono molto, almeno esteticamente, la linea Diver, GMT, gli sportivi, insomma, con queste forme, gli Aqua Racer o come li chiamano. Questo orologio me lo chiedete in tanti, secondo me, allora, a livello cromatico certo può ricordare Rolex, ma per tutto il resto è molto diverso, quindi paragonarlo ad un Omaggio o screditarlo solo per questo non ha senso. Monta un buon movimento, molto robusto, dovrebbe essere un Sellita, così come questi. Sono orologi che probabilmente avranno un discreto successo, perché molti mi chiedono un parere al riguardo, quindi ho un feedback di questo tipo, ma dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo ancora probabilmente non ci siamo. Anche se rimangono molto belli e sicuramente affidabili. Questi si commentano da soli, vabbè. Prima o poi. Non ti si vede, scintilli troppo. Appena successa una cosa bellissima, ragazzi, non me lo aspettavo. Ero vicino a Monte Napoleone davanti a Patek Philippe e ero lì con un amico del canale che mi ha riconosciuto, abbiamo chiacchierato, ci siamo fatti un caffè simpaticissimo. Uno dei dipendenti di Patek mi ha riconosciuto, mi ha fatto entrare, mi ha giftato un libro con delle foto e mi ha lasciato il biglietto da visita. Questo vuol dire tanto per me e sono emozionatissimo. Non avrei mai potuto mostrarvi tutti gli orologi là sotto la galleria, sotto i portici, ma prima di concludere questo vlog sto andando a vedere dall'altra parte della piazza, sperando che sia aperto. C'è un piccolo negozietto piccolissimo che vende orologi vintage che secondo me vale la pena di essere mostrato. Laboratorio orologeria Duomo, è piccolissimo ma è veramente bello ogni volta venire qui e vedere le chicche che c'ha in vetrina.
Mi sono appena mangiato una pizzetta bella calda e mi sono bevuto soprattutto una birra bella fredda. Oh, mi mancavano queste cose all'aperto. E sono finito davanti a un negozio che mi piace. Qui ci ho comprato lo Zenith il Primiero Chronomaster Moon Phase. Mi sono trovato molto bene, ragazzi, lupetta, ve lo consiglio. Ragazzi, questo video in trasferta esperimento finisce qua. Spero di avervi portato insieme a me, di avervi divertito finalmente di nuovo a respirare un po' d'aria e a divertirsi in libertà. Ci mancava, non è vero? C'è un tram, ma questa è Milano. Ragazzi, forse il senso di questa giornata era proprio uscire e entrare in contatto con alcune gioiellerie. E mi sono emozionato tantissimo dopo che mi hanno riconosciuto. Forse era questo il destino di oggi. Ragazzi, se un video del genere volete vederlo anche in futuro, quindi vlog all'aperto dove vi faccio vedere vetrine, cose del genere, magari entrare dentro nei negozi, ditemelo con un commento. E spero di rivedervi presto. Alla prossima.